parola resistenza è un qualcosa che ricorre, diciamo, nei nostri album, ed è un concetto al quale spesso mi sono aggrappato fortemente per cercare di superare dei momenti che magari potevano essere un po' bui in quel momento. E quindi ovviamente in quest'ultimo anno, in quest'ultimo anno e mezzo, abbiamo subito diciamo un qualcosa di veramente particolare, e quindi diciamo si sono incastrati i tasselli di quel concetto che avevo molto a cuore, e quindi ho deciso di chiamare l'album in questo modo, come se fosse anche un monito per me stesso, insomma, nei momenti un po' più bui, il cercare una fiammella. Poi da qui anche la copertina, insomma, è una roba concettuale che ho cercato di esprimere anche con la copertina, diciamo di attaccarsi a un qualcosa per rimanere vivi. Principalmente vorrei resistere a me stesso, che è la cosa, già sarebbe un punto di partenza, perché è una delle cose che mi spaventa di più. Però diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, sto cercando un equilibrio, anche grazie alla musica, soprattutto grazie a diversi dischi che pubblico e che produco. Quindi comunque è un percorso molto lungo, che è cominciato da parecchi anni, però ora stiamo ballando e sono contento. Il concetto di guerra ricorre così tanto principalmente per un fattore caratteriale, quindi credo di avere un carattere abbastanza complicato, e quindi ho sempre vissuto delle battaglie interiori che in qualche modo mi hanno fatto crescere, a volte mi hanno affossato, però è proprio grazie a quelle battaglie, a quelle guerre, ho superato un sacco di miei limiti, quindi sto capendo anche chi sono. Ovviamente poi e tutto questo, oltre a questo, c'è un discorso politico e sociologico un po' più ampio, no? Rispetto alla mia idea personale, nella quale comunque ritorna anche quell'idea di resistenza, che non è solo personale ma anche politica in un certo senso. Poi io cerco nel mio piccolo sia di esprimere le mie idee e poi di dare una posizione netta. Già il fatto di dover fare musica in un certo modo per me è un'idea politica che poi ovviamente cerco di mettere in atto. Poi quello che mi piace raccontare di norma sono delle storie principalmente, quindi se in quella storia c'è qualcosa di politico lo racconto senza paura, però credo di non dovermi censurare, perché in alcuni momenti magari mentre scrivevo i brani mi sono posto delle idee, ma ora cioè questo brano come può essere interpretato, però sono delle pippe che comunque devono essere superate, perché anzi credo che l'autocensura sia ancora più brutta della censura in generale, no? E quindi poi soprattutto dei cantautori o comunque chi sceglie di fare un determinato percorso artistico deve esprimersi e prendere delle posizioni, cioè non avere paura, perché altrimenti si appiattisce un pochettino il tutto. Credo che sia una componente essenziale il rumore, contrapposto ovviamente al silenzio. Io al silenzio preferisco sicuramente il rumore, perché nei silenzi emergono tutti i pensieri, diciamo, e anche le domande che poni a te stesso. Quindi il rumore e il caos in generale credo che possa essere un mezzo per capire le cose, insomma, il cercare di sbrogliare anche questa matassa. Cioè io me lo immagino proprio come se fosse una grande palla. Io i suoni comunque ho sempre imparato ad immaginarli nella testa, quindi il rumore me lo immagino come un grande gomitolo di lana da dover sbrigliare, se questo termine esiste. Quindi un pochettino fa parte anche questo del percorso di liberazione, di prendere quel filo e levarlo dal gomitolo finché non arrivi alla fine.